Apriamo il nostro telegiornale con la notizia dell'incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 7 lungo la statale 115. Un sedicenne versa in gravissime condizioni all'ospedale civico di Palermo, dove è stato trasferito in elisoccorso pochi minuti dopo il sinistro che, come detto, ha coinvolto anche un SUV. Sentiamo. Gravissimo incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 115 tra la contrada Ciuccafa e quella Bella Vista a Porto Empedocle. A scontrarsi, per caso ancora in corso di accertamento, sono stati un ciclomotore ed un SUV Land Rover. Ad avere la peggio è stato il giovane che si trovava sul mezzo a due ruote, un sedicenne di Porto Empedocle. Il ragazzo, inizialmente soccorso dai sanitari dell'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale civico di Palermo grazie all'intervento dell'elisoccorso. Il giovane si trovava sul sedile del passeggero. Ferite lievi invece per l'amico del giovane che era alla guida del mezzo e l'eso, il conducente della Land Rover. Il traffico sulla 115 è rimasto chiuso per diverse ore. 7 abitazioni di campagna svaligiate, fatte oggetto di pesanti atti vandalici in una sola notte, avvenuto a Naro in contrada Robbadao, zona che si trova alla periferia del paese. I ladri hanno preso di mira alcune residenze estive di proprietà di persone che in questo periodo lascia la città per spostarsi appunto nelle zone residenziali. Malviventi, dopo aver fracassato porte e finestre ed essersi introdotti all'interno delle abitazioni, hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato lì dentro. I proprietari delle villette prese di mira hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Naro. Un militare di 40 anni è finito al pronto soccorso per le ferite riportate durante una lite con un parente settantenne nelle campagne di San Cataldo. Nell'accesa discussione sarebbe saltato fuori anche un coltello che l'anziano avrebbe puntato contro il militare. Quest'ultimo, nel tentativo di calmare l'anziano, ha riportato alcuni tagli ad una mano e ad un braccio che sono stati medicati dal personale sanitario dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dopo una segnalazione sul posto arrivava anche una pattuglia dei carabinieri che ha identificato il settantenne, il quale ha reagito nervosamente anche ai militari, ma e poi ha accusato un malore condotto al Sant'Elia. L'aggressore ha lasciato l'ospedale dopo qualche ora in ottime e perfette condizioni di salute, ora indagato per lesioni. Hanno confermato in parte di aver praticato attività di prostituzione, ma hanno respinto le accuse legate allo sfruttamento. È durato oltre due ore l'interrogatorio nel carcere agrigentino di Petrusa di Merivel Mendoza Marrique, di 42 anni, e Jacqueline Mendoza Marrique, di 31, entrambe peruviane ed entrambe arrestate nell'ambito dell'operazione Saponara. Le due hanno risposto alle domande del GIP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella, alla presenza del pubblico ministero Santo Fornasie. Camilla e Jackie, come erano conosciute le due peruviane, hanno parlato di gestione familiare delle case respingendo le accuse di sfruttamento. Hanno detto di aver semplicemente ospitato qualche volta delle ragazze, ma a titolo gratuito ed in maniera sporadica. La polizia di Caltanissetta ha effettuato quest'oggi un provvedimento di sequestro di beni riconducibili al boss egilese Giuseppe Alferi, detenuto al 41 bis dopo l'operazione Inferis. Duro colpo ai beni appartenenti al gruppo mafioso di Cosa Nostra di Gela, che fa capo alla famiglia Alferi. La polizia di Caltanissetta oggi ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca in esecuzione al decreto di sequestro emesso lo scorso 19 giugno dal Tribunale di Caltanissetta. Il sequestro ha riguardato beni per un valore di oltre 800.000 euro. Tutto il patrimonio confiscato è riconducibile al capo dell'organizzazione, Giuseppe Alferi, attualmente detenuto in regime di 41 bis. Lungo l'elenco dei beni confiscati: 4 terreni siti a Gela, alcuni fabbricati rurali, 2 autovetture e 2 autocarri. Le indagini patrimoniali che avevano fatto scaturire il sequestro erano state condotte dalla squadra mobile di Caltanissetta su delega della Procura della Repubblica di Caltanissetta. L'uomo venne arrestato nel gennaio del 2013 insieme ad altri soggetti nell'ambito dell'operazione denominata Inferis. Nella notte scorsa i poliziotti della sezione volante di Caltanissetta, in servizio di controllo del territorio in via Turati, hanno proceduto al controllo di un'autovettura Fiat 500 condotta da un giovane di 19 anni, il quale in evidente stato di ebbrezza mentre percorreva la strada ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro due autovetture in sosta. I poliziotti
hanno sottoposto il giovane al test alcolemico che ha dato esito positivo. Il giovane è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza. Dopo la giornata di fuoco di ieri, brucia ancora la Sicilia. A Palermo fiamme anche questa mattina sulle montagne sopra Bonaggia. Alle alte temperature, il forte vento di Scirocco che ieri a Palermo ha anche superato i 30 nodi hanno aggravato la situazione. In Sicilia si sono sviluppati numerosi incendi, soprattutto nell'area urbana del capoluogo. E a Catania, a Palermo, è stato chiuso per precauzione un distributore di benzina in viale della regione siciliana, fiamme nel quartiere, come detto, Bonaggia, e poi ancora in altre zone della città dove sono intervenuti diversi Canadair per spegnere appunto le fiamme. Nel catanese la situazione più grave si è registrata a Nicolosi, incendi si sono registrati anche a Belpasso e ad Adrano, anche ad Agrigento. C'è stato ieri grande lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale, in particolare un rogo di grandi dimensioni ha divorato le campagne di Piano San Gregorio ai piedi della Valle dei Templi, roghi anche nella zona di Villaggio Mosè e a Porto Empedocle. Un incendio di vaste proporzioni questa mattina all'alba è divampato nei pressi di Contrada Ficari in territorio di Mazzarino. Le fiamme hanno divorato diversi ettari di terreno, l'incendio è ancora in corso e in azione per spegnere le fiamme sono giunti vigili del fuoco del distaccamento di Caltanissetta e Gela. Le associazioni di imprese seguono l'esempio di Confindustria e inseriscono norme del codice etico per sanzionare le aziende che pagano il pizzo, e questa è la proposta di Antonello Montante, leader dell'Associazione degli imprenditori in Sicilia, per il quale anche i commercianti devono capire che i tempi sono cambiati, denunciare conviene anche perché lo Stato è presente, è più forte ed è in grado di proteggere chi si ribella. Sicuramente, ha detto Montante, vi è ancora tanta strada da fare, vi è ancora un problema culturale da superare legato al fatto che qualcuno è ancora convinto che pagare conviene. Scatta l'iter per il pagamento dei sussidi di luglio, agosto e settembre ai 6.000 ASU precari a carico della regione che in gran parte lavorano negli enti locali e percepiscono tra le 500 e le 600 euro al mese. La dirigente generale del Dipartimento del Lavoro della regione, Anna Rosa Corsella, ha firmato il provvedimento con il quale chiede all'INPS di anticipare gli assegni per lavoratori socialmente utili e nucleo familiare, somme che in tutto l'anno ammontano ad una trentina di milioni di euro a carico della regione. Tagli agli stipendi dei dipendenti dell'ARS. Ardizzone, il presidente dell'Assemblea regionale, ha bloccato la norma con la dura replica del presidente Crocetta. Sentiamo. La norma che avrebbe tagliato gli stipendi a tutti i dipendenti dell'ARS si ferma ancora prima di iniziare il proprio cammino parlamentare. Il testo infatti è stato dichiarato improponibile, così come l'altro comma che avrebbe comunque ridotto i finanziamenti della regione. Al Parlamento la norma proposta da Crocetta era stata inserita in finanziaria e prevedeva che gli stipendi dei circa 700 dipendenti dell'ARS vengano equiparati a quelli dei pari grado negli assessorati regionali. È una norma fortemente voluta da Crocetta, ma che sin dall'inizio aveva fatto dire ai vertici dell'ARS che si è in presenza di una violazione dell'autonomia del Parlamento garantita dallo Statuto. E proprio per questa ragione il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone l'ha dichiarata improponibile, togliendola dunque dal testo che oggi inizierà il suo cammino in commissione bilancio. Ribadisco che è scandaloso pensare che Regione e ARS possano avere tetti massimi differenti e stipendi diversi per uguali posizioni lavorative, lo ha detto il governatore della Regione Crocetta. È una questione di giustizia, equità ed etica. Andare poi a interrogarsi sul fatto di quanti sarebbero i dirigenti regionali che vedrebbero diminuiti i loro stipendi è veramente ridicolo, poiché quale sarebbe la colpa della Regione, dice ancora Crocetta, di aver già diminuito i tetti dal dicembre 2012 tagliando i compensi del 20%, ma quando vi sono i direttori delle partecipate da 200.000 euro che senza tetto potranno continuare ad esserci, vuol dire che il tetto agisce non solo sul presente ma anche per il futuro, limita l'arbitrio e mette un fatto di equità simbolico che dice che alla Regione non ci potranno più essere pensioni e stipendi scandalosi. Tempi brevi a Canicattì per la consegna della struttura di via nazionale adibita ad asilo comunale alla cooperativa sociale che si è aggiudicata la gara d'appalto bandita lo scorso anno dal comune. In questi giorni gli uffici comunali stanno risolvendo gli ultimi intoppi di natura burocratica
sorti nel corso dell'iter di consegna dei lavori. Ad assicurarlo è stato l'assessore comunale ai servizi sociali Calogero Capobianco. Il collaudo dell'immobile avvenuto qualche giorno fa ha avuto esito positivo e la struttura a livello strutturale, l'immobile a livello strutturale è pronto per essere consegnato alla cooperativa che dovrà gestire, come detto, l'attività di asilo. Continuano a Canicattì i disagi relativi all'abbandono dei rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti dell'immondizia in via Vittorio Emanuele. Ieri è stato dato alle fiamme un armadio in legno che ha creato pericolo per i residenti della zona. A sollecitare un immediato intervento e il volontario Vincenzo Misuraca. I residenti preoccupati per le fiamme hanno anche allertato il centralino dei pompieri che sono giunti sul posto per spegnere le fiamme. Dopo Gela, anche Niscemi ha deciso di uscire dalla provincia di Caltanissetta al fine di aderire al libero consorzio dei comuni di Catania. Ieri sera l'assise civica ha discusso la mozione presentata da Italia dei Valori e ha decretato all'unanimità di dare mandato all'amministrazione comunale di predisporre l'atto deliberativo per portarlo all'esame del prossimo consiglio comunale con l'individuazione del percorso e della data per il referendum cittadino che andrà a ratificare l'esito favorevole dell'atto che prenderà appunto, che porterà Niscemi ad aderire al consorzio dei comuni di Catania. E invece vi è ancora attesa ad Agrigento per la nomina del commissario straordinario che dovrà guidare il comune dopo le dimissioni di Zambuto. Nelle ultime ore si punta forte sul nome dell'ex questore di Agrigento Girolamo Di Fazio. Potrebbe essere l'ex questore di Agrigento Girolamo Di Fazio il commissario straordinario nominato dalla regione per traghettare il comune di Agrigento fino alle prossime elezioni amministrative a seguito delle dimissioni dell'ormai ex sindaco Marco Zambuto. Il nome di Di Fazio circola con sempre più insistenza negli ambienti politici siciliani. Di Fazio sarebbe la persona scelta proprio dal presidente della regione Rosario Crocetta per guidare, come detto, il municipio della città dei Templi fino al nuovo voto. I tempi per la nomina non dovrebbero essere lunghi e maggiore chiarezza dovrebbe esserci sino a partire dalla prossima settimana. Al momento la guida dell'amministrazione comunale di Agrigento è tenuta da Pietro Luparello. Girolamo Di Fazio è stato questore di Agrigento dal 2007 al 2011. Coda benefica dell'anno scolastico 2013-14 per l'istituto, per il primo circolo Mario Rapisardi di Canicattì, guidato dal dirigente scolastico Concetta Di Falco Mustazzella. Su iniziativa della locale associazione sportiva Athletic Sport, infatti, sono stati donati centinaia di libri alla biblioteca del plesso La Carrubba, che è stata così arricchita di numerosi volumi dopo la sua inaugurazione avvenuta qualche settimana fa. Con questa notizia si chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e vi diamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.